Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui saranno svolti degli esercizi per stabilire se una molecola sia polare o apolare. Iniziamo subito con il caso del diazoto N2. Il primo requisito per stabilire appunto se una molecola sia polare o apolare è quella di scrivere la formula di struttura tenendo presente il modello VSEPR. Nel caso di N2 la molecola è lineare, non c'è neanche un dipolo di legame, nel senso che i legami sono completamente apolari. Siccome il dipolo risultante è quindi nullo, dovrebbe essere dato dalla somma dei dipoli di legame, comunque è nullo, in questo caso la molecola è del tutto apolare. Abbiamo poi un secondo esempio, è uno ione, non è una molecola, quindi non possiamo neanche applicare la nostra definizione di molecola apolare o molecola polare. Gli ioni vengono esclusi a priori dal nostro discorso. Terzo caso, PbR3. Tenuto conto del modello VSEPR, viene fuori una struttura, una forma a piramide triangolare. Abbiamo naturalmente dei dipoli di legame. Siccome il bromo è più elettronegativo del fosforo, avremo questo tipo di situazione. Sommati insieme i tre dipoli di legame, otteniamo effettivamente un dipolo risultante. Quindi la molecola PbR3 è una molecola polare. La molecola SiH4 ha tutti e quattro legami apolari, in quanto la differenza di elettronegatività è minore di 0,4. Quindi il dipolo risultante è come se fosse un dipolo nullo e porta a dire che la molecola SiH4 è una molecola del tutto apolare. La molecola BbR3 viene disegnata come un triangolo in cui effettivamente ci sono dei legami polari al suo interno, in quanto il bromo è più elettronegativo del boro. Ma se io sommassi questi tre dipoli di legame tra di loro, mi verrebbe fuori un dipolo risultante nullo, in quanto è come se venisse fuori una specie di triangolo equilatero dato dalla somma testa-coda di questi. Quindi il dipolo risultante nullo, la molecola globalmente risulta apolare. Stessa cosa per la molecola CO2, pur essendo i legami interni polari, allora vediamo che di legame vanno dal carbonio all'ossigeno, in quanto l'ossigeno è più elettronegativo del carbonio, ma sono uguali opposti, quindi sommati tra di loro portano ad un dipolo risultante nullo, quindi la molecola CO2 è apolare. Anche la molecola H2S viene disegnata una struttura tipo tetraedro con le coppie di elettroni di non legame dello zolfo. La forma è a V, ma c'è troppa poca differenza di elettronegatività tra zolfo, S ed idrogeno. Quindi questi due in realtà sono due legami covalenti apolari. Una molecola in cui ci sono solo legami covalenti apolari risulterà per forza apolare. Infatti il vettore risultante è comunque nullo. Nella molecola HBr c'è un dipolo di legame che va dall'idrogeno verso il bromo. Il dipolo di risultante coincide, tra l'altro, con il dipolo di legame e quindi la molecola HBr risulta polare. La molecola C2H2, che ha questa forma, tenuto conto del modello VSEPR, è del tutto apolare, in quanto tutti i suoi legami sono apolari. C'è troppo poca differenza di elettronegatività tra carbonio e idrogeno affinché si possa riportare un dipolo di legame. Quindi il dipolo risultante è nullo, molecola appunto apolare. La molecola SBr5 ha una forma bipiramide a base trigonale o triangolare, che dir si voglia. Quindi due piramidi a base triangolare appoggiate tra di loro con una base in comune.
Anche qui è vero che c'è una differenza di elettronegatività tra l'arsenico e il bromo. Bromo è sicuramente più elettronegativo, ma noto che i due dipoli di legame in verticale sono uguali, identici tra di loro, ma opposti, quindi si elidono. D'altro canto, questi altri tre dipoli di legame stanno su un piano e se li sommassi insieme vedrei che mi danno come dipolo risultante un dipolo nullo. Quindi, sommati tutti insieme questi cinque dipoli di legame, mi danno come risultato un dipolo risultante nullo. Quindi, devo concludere che la molecola ASBr5 sia apolare. Discorso diverso per la molecola CHBr2F, che è un tetraedro irregolare. Il legame carbonio-idrogeno può essere considerato leggermente polare, ma è meglio definirlo apolare, in quanto la differenza di elettronegatività tra il carbonio e l'idrogeno è veramente minima, al di sotto di 0,4. Quindi questo legame è un legame apolare ed è privo di dipolo di legame, mentre questi altri tre legami sono fortemente polari. Quello più polare di tutto è sicuramente carbonio-fluoro, perché il fluoro è ancora più elettronegativo del bromo. Comunque sia, ci sono tre dipoli di legame. Sommati insieme fanno un qualcosa di questo tipo. Comunque il dipolo risultante non è un vettore nullo. Questo punto è dato dalla somma di questi tre. E mi porta a dire che questa molecola sia una molecola polare. Ultimo caso, Cl2O, viene fuori questo tipo di struttura, tenendo presente il modello VSPR, soltanto che la differenza di elettronegatività tra ossigeno e cloro è troppo poca per poter definire questi legami polari. Infatti, questi due legami sono apolari, quindi privi di dipoli di legame. E quindi, essendo il dipolo risultante nullo, anche questa molecola risulta del tutto apolare. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.